lascia, raga. Ci devo venire a questi cazzo. Ciao raga. Allora, ho riportato questa a casa dall'altro magazzino, un due vernici, perché qui non posso più verniciare. Ora, questa che devo fare? Devo iniziare a montarla, però il motore se lo monta da sé, io devo rimontare la furca, gli ammortizzatori, il parafango, il serbatoio, il manubrio, l'impianto elettrico e tutto il cablaggio, freno, frizione e marce. Allora, intanto vi vedere come è venuta e voglio specificare una cosa. Allora, se uno dice c'è da spendere tot per fare una Vespa come mamma Piaggio l'ha fatta, c'è da spendere tot. Invece mi dice, io ho 1500 euro, voglio che tu mi rivernici, mi scarti la Vespa, me la dirizzi, me la risardi, me la rivernici, mi ci metti 115, la marmitta, la sella, le frecce, allora cicci, vabbè, sbagliato, perché non è sempre, cioè non è il 25 dicembre, io non sono Babbo Natale. Quindi se uno ha anima e pazienza e vuole cose fatte per bene, io le cose le faccio per bene. Si può vedere dalla furca, dai pedali, erano delle condizioni spaventose, cioè c'è il video di questa, di quando era, sì, era bianca questa qui, giusto? C'è il video di questa e c'è il video di com'era la furca, i mozzi, pedale di freno, eccetera eccetera. A questa io ho fatto anche un'altra cosa, come da sua richiesta. Vediamo se si vede, eh? Qua, fa vedere. Vedi? E sarebbe questo qui. Questo che si piega e gli si salda. Guarda, mi si picchia anche lì, vaffanculo. Questo è un verde vallombrosa, andate a vedere. Cosa è? Il manicotto delle marce. E io ancora non ho il tempo di rifare la mia e fa schifo. Ecco, poi ritornerà allo stesso colore anche la mia. Non è uguale? Non è verde vallombrosa? Sì, è un po' schiarito il nostro. Sì, vabbè, dai, è uguale. Va. Ora secondo me tu guardi la luce, però se lo metti qui è uguale. Se no, si fa giallo canarino, le belle, no? Si attacca moscerini. Nulla, ora mi metto a rimontare i pezzi e poi Luca viene a pigliare domani, domandatelo, non deve... anche su questa ci va montato questo qui. Mauro Villani, il numero uno per gli ammortizzatori cavalletto. Questo qui ve l'ho fatto vedere, però come al solito, che tanto uno guarda un video e poi non guarda quegli altri. Vieni. Si inizia a far caldo ora. Allora, il discorso di quel cavalletto lì è questo qui. Allora, qui non c'è ammortizzatore cavalletto. Boom. E a forza di battere, vieni, si rompe la pedana.
di qua c'è, ora non la buttiamo sulla macchina, fa vedere, guarda se si vede. Sì. Si vede? Sì. Guardate, la tiro di qua, se no uno dice ci ho messo i piedi. Ah, me la ribassate per favore. Signorina, i miei complimenti. Auguri, mamma. Ci ho fatto un rosario. Ora mi vola lenzuoli. Nonna. Ah, mi sono aperto. Già incazzata, già incazzata. Ora nulla. Ora, vabbè. Oh, un po' di polvere ci sta, eh. Poi dopo una volta montai si dà una spruzzata, si dà una pulita. Ma è bellezza. Questa è lucida come il culo di un bambino. Cioè, in parole povere, anzi, quando l'accarezzare è come accarezzare una passera. Bisogna essere delicati, perché se no morde. Ma un salutone a tutti, raga. Ci siamo, no? A voglia, sì. Ah, si rimonta tutto. E bello il festa finire. Va bene? A posto? Ciao, raga. A Vischia? Perché aspetta, c'era una no. Ah, a posto. No, sì, fa o non fa, vediamo. No, ah, si spenge più il telefono. Come si fa? Pausa nemmeno. Dai, guarda il lavoro. Ma come fa a spengere il video? È ganza questa. Come dice Celentano, troppo forte, ragazzi. Vado al lavoro. No, proprio non fa più nulla. Vabbè, lo tengo qui, durerà 4 giorni sto video, fin quando finisce la pila.